bisogna spingere dall'inizio alla fine, è bello veloce, hai delle belle curve veloci e bisogna stare attenti. L'anno scorso, esattamente l'anno fa, ho vinto il titolo italiano qua, quindi è sempre un'emozione tornarci. Variato leggermente rispetto agli anni scorsi, un po' più concentrato, velocissimo sempre, ci sono lunghi rettilinei, probabilmente sarà una gara abbastanza tattica e stare davanti, insomma, magari già dall'inizio si sprecano energie che poi sul finale magari vengono a mancare, quindi un po' di tattica anche ci vorrà e poi da metà gara in poi sicuramente si potrà fare la differenza quando lo sforzo comincia a farsi sentire. L'anno scorso qui ho vinto la mia maglia e quindi mi piace molto questo percorso, però è stata tolta la parte tecnica e quindi qua ci sarà solamente da spingere e spero di riuscire molto bene. Sì, è molto veloce, soprattutto ci sarà molto da spingere e domani vedremo come andrà a finire la condizione e ci sarà da spingere e io darò al massimo quel che mi viene bene. E qui come locazione è bella perché essendo sviluppo tra me vicino è un bel percorso, poi mia mamma ha avuto anche la possibilità di passare sulla sabbia proprio dove corrono anche loro. Ho provato il percorso, è un percorso molto veloce, non si sa come andrà, domani sarà dura. Bisognerà lottare contro Ettore Lo Consolo e Vittorio Carrer. Sarà ancora aperta la sfida per la maglia rosa, speriamo in bene.